e un'operazione che è sul è un'operazione di speranza, di fiducia, perché consiste in questo, nel racconto di alcune tragedie. Una cosa però è seguite normalmente da altrettante rinascite. E prima di tutto è interessante ricordare quante volte sono stati studiati calamitosi anche molto peggiori di questa volta. Io quello che ho detto non te l'avrei dimensionare, non era così. E a non piangere c'è lezioni da apprendere dalla storia, perché studiando come ci siamo risollevati ogni volta altre tragedie, c'è qualche indicazione che ci può servire per i prossimi mesi per la ricostruzione di questo paese. Stamattina leggevo una tua rubrica su Repubblica proprio questo importante tema: quale economia ci attende nel prossimo mese? Beh, l'autunno avrà almeno tre incognite. Una è quella della pandemia stessa, perché le vaccinazioni procedono in modo discontinuo in vaste aree del mondo. Paesi che sono più avanti nelle vaccinazioni sono anche quelli che hanno una ripresa più solida, quelli che sono più indietro faticano. Questo è il primo tema da affrontare. Vediamo che poi la stessa America di Joe Biden sta in queste ore adottando delle soluzioni un pochino più dure per spingere tutti a vaccinarsi. Poi abbiamo un'incognita inflazione, perché si è speso moltissimo nei mesi scorsi, c'è una spesa pubblica abbondante che potrebbe far salire i prezzi, creare qualche tensione qui e là. E alla fine c'è anche lo sfondo della guerra fredda Stati Uniti-Cina, che può sempre generare qualche incidente geopolitico imprevisto e far deragliare la ripresa.